incontrato è anche un vecchio amico di Sora Web, che è Rodolfo Damiani. È qui con noi e a lui chiediamo un giudizio su questo evento e che cosa significa parlare oggi di femminicidio. Ma guardate, io credo che un evento di questo genere sia lodevolissimo e sia da moltiplicare per tutte le città, per tutti i paesi, perché la coscientizzazione del problema è necessaria, anche perché vediamo che sta diventando sempre più pesante. Invece di migliorare, le cose sembra che siano in qualche modo peggiorando. Il limite di queste rivendicazioni, a cui dobbiamo stare attenti tutti quanti, donne e uomini, è che si va davanti a intolleranze reciproche, per cui certo. È il dialogo fra i generi che può risolvere soltanto il problema. È un problema grave, è un problema soprattutto di cultura e di educazione e di civiltà, perché c'è un retaggio purtroppo di maschilismo inteso in malo modo, inteso come supremazia, inteso come possesso. E questo non è bene e non è facile neanche rimuoverlo questo. Giornate come questa o come quelle che sono state fatte recentemente anche a Sora sono giornate che servono a far capire a tutti la cosa, nella misura in cui si invitino anche gli altri e non si parli soltanto noi e soltanto di quello che diciamo noi come lo vogliamo dire noi. Credo che vada anche aperto una fase di dibattito in cui ci possa essere anche un minimo di contraddittorio su queste cose, perché se non ci si mette seduti a un tavolino e ci si scontra anche sui problemi, diventa poi difficile che ci si trovi tutte e due su una stessa posizione. Per cui lodevole l'iniziativa, bella l'iniziativa, certo. In questa sede. Molto interessante e suggestiva anche. Queste scarpe rosse dal simbolismo. Credo che di tutte le cose che ci siano qui questa sia la più significativa, è proprio il senso di queste scarpe che presuppongono qualcuno che non c'è e non c'è perché? Non c'è perché purtroppo è stato sacrificato all'egoismo di qualcuno, alla volontà di prevaricare gli altri che purtroppo è sempre presente. Grazie mille a Rodolfo. Bene. Continuiamo la nostra.